È il momento di insistere sulla sicurezza sul lavoro. La pioggia non ha fermato 500 metalmeccanici del Veneto che hanno sfilato a Venezia, da Piazza della Roma sino alla sede del Consiglio regionale, Palazzo Ferrofini, per incontrare l'assessore al lavoro e quello alla sanità del Veneto per proseguire nella linea tracciata da Zaia con il piano strategico. Una settimana per definire delle misure concrete, ad iniziare dall'aumento dei controlli SPESAL e della formazione in azienda. Hanno delle rivendicazioni specifiche, dei punti scoperti più di altri? Ma principalmente c'è il tema della formazione, di una cultura che deve modificarsi, di un rapporto anche con la regione, in particolare con il controllo e quindi con gli SPESAL, più fattivo, più collaborativo, più vicino. Questo andremo a fare. Visto considerato che noi vorremmo finanziare questo personale attraverso quelle che sono le sanzioni. Quindi le sanzioni esulano da quello che sono il fondo sanitario, quello che è il fondo sanitario, esula dal limite imposto dalla spending review test e costi 2004 meno 1,4% sempre per il personale, e di conseguenza la proposta qual è? Quella di assumere del personale in più, quindi andare ad implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Dobbiamo intervenire per avere più prevenzione nelle fabbriche e più formazione qualificata per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori, gli RLS. Chiedete più ispettori dello SPESAL. Gli ispettori della SPESAL per avere più controlli, i controlli devono essere conseguenti, però ripeto anche la formazione. Formazione più qualificata, i settori del lavoro stanno cambiando notevolmente anche nella cantieristica, nella siderurgia, e quindi anche le operazioni devono essere adeguatamente sostenute da una formazione qualificata che previene l'infortunio. Oggi una manifestazione unitaria meravigliosa e partecipatissima. Questo è solo il primo passo, perché spesso e volentieri non diamo continuità a queste cose. Facciamo queste iniziative, tra virgolette, estemporanee, laddove succede l'infortunio, e dopo si spengono, a nostro modo di vedere, i riflettori da parte un po' di tutti. Serve un impegno costante sulla sicurezza, serve cambiare la cultura della sicurezza, perché spesso e volontari le parti datoriali lo vedono come si dice, uno spreco economico, come un costo. Invece la sicurezza è un investimento. Anzi, troppo spesso i lavoratori, specie in una fase come questa, nella quale c'è la cosiddetta ripresa economica, sono sollecitati ad aumentare il proprio orario di lavoro, sono sollecitate ad aumentare i ritmi della prestazione, a saturare la prestazione lavorativa anche ben oltre quelli che sono i limiti contrattuali, e sono poi effetti che peggiorano complessivamente la condizione di lavoro e che porta sempre più spesso, insomma, anche ad infortunarsi in luogo di lavoro. Quindi non direi che il problema sono i lavoratori, certo serve più formazione, certo serve più consapevolezza, ma serve anche una diversa modalità di gestione dell'impresa.